Gel Vita, crema probiotica, naturale e fai da te. Questa crema probiotica di origine naturale è viva, ricca e nutriente. Il vantaggio dei prodotti probiotici con l'utilizzo di fervida è che sono adatti a tutti i tipi di epidermide, perché svolgono funzioni importantissime per tutte le problematiche cutanee. Il gel di aloe contiene numerosi principi attivi dalle proprietà cicatrizzanti, immunostimolanti, antinfiammatorie, depurative e nutritive. Una benedizione per la nostra pelle! Nella ricetta originale è presente un cucchiaio di miele. Io evito di inserirlo perché ho notato che la crema continua a fermentare. Prepariamo insieme il gel vita, naturale e fai da te. In un frullatore potente inserire la SCOBY tagliata a striscioline sottili, l'olio e il gel di aloe. In questo caso ho utilizzato l'estratto del gel di aloe. Frullare a più riprese. Quando le lame girano a vuoto, fermare il frullatore e con l'aiuto di una spatola raccogliere i residui frullati sul fondo del boccale. La consistenza deve essere cremosa e deve stendersi bene sulla pelle. Se la crema è troppo liquida, aggiungere la gomma xantana e frullare. La crema è liscia e omogenea. Infine aggiungere gli oli essenziali mescolando bene. La crema deve risultare bella, liscia e senza grumi. Infine trasferirla in un contenitore. La crema ha una consistenza meravigliosa, si spalma molto bene sulla pelle e non lascia scia bianca. La crema può essere personalizzata in base alle nostre esigenze. Sfruttando le proprietà delle varie piante possiamo cambiare la tipologia di SCOBY, di oli essenziali, di oli vegetali e burri. La crema si mantiene per diversi mesi anche a temperatura ambiente. Se utilizzate il miele, conservare la crema in frigorifero, mettendola in un contenitore con chiusura vite senza stringere il tappo perché continuerà a fermentare. Prenditi cura di te in maniera naturale e consapevole.